partecipare a questa stanza inclinata saranno Paolo Antoni, Giuliani, Ema, Izzo, Friscia e Iva Zanicchi. Prego. Pensavo fosse partita. La stanza inclinata, aspettando Sanremo. Francesco Paolo Antoni, il fan. Antonio Giuliani, il capo della sicurezza. Sergio Friscia, il disturbatore. Maria De Filippi, Maria De Filippi. Iva Zanicchi, Iva Zanicchi. Siamo in località Sanremo, all'esterno del famoso teatro Aristep, dove si svolge il più importante festival della canzone italiana. Stanno per arrivare i protagonisti del festival che sfideranno in passerella per i fan e per la stampa. I fan sono accalcati ai lati della passerella e ci sono pure dei fotografi. Allora, posizionatevi qua lungo la scala, voi sarete i fotografi di questo red carpet sanremese. Si sente il rumore di folla. Prima di tutti arriva il capo della sicurezza, Antonio Giuliani. Lei ha proprio il fisico di roll. Proprio il bodyguard. Sì, alfa. Antonio deve verificare che non ci siano estranei o pericoli lungo tutto il tragitto. Allora andate via subito, immediatamente. No, potrete andare via. Sono i fotografi. Sono i fotografi. Ah, sono i fotografi. Allora, alfa 33. Sì, alfa, sì, controllami il retro. Come va? Libero. Antonio verifica che la passerella sia in sicurezza e per questo la percorre tutta su e giù. Vado. Allora sto passando per la passerella. Passo per la passerella, sì. Ecco, sono arrivato. Ecco. Così va bene? È in sicurezza la passerella? Sì, in sicurezza. Sicurissima. Io ricontrollerei, sì, certo. Io ricontrollerei. Ti pare che uno controlla la... A parte sono stato così veloce a controllare. Ma lei è il capo, se non controlla velocissimo. Lei chi deve controllare? Sì. Datemi tempo, sì. Sempre dalla passerella, non è certo. Che c'è possibilità di... Allora... Antonio si sistema in alto. Sì, vado vicino in alto. Alla porta del backstage. Sì. E controllerà tutta la situazione da lì. Arrivederci. Basta di... Ma lei è sicuro di essere il capo della sicurezza? Più sicuro di così. Cioè, è libero, è tutto libero. Chiuda la porta del backstage. No, dico, pronto soccorso, è libero, sto per arrivare. Grazie. Si piazzi davanti alla porta del backstage. Mi piazzo davanti alla porta del backstage. Allora, vado. Chiuda la porta, è certo. Sto chiudendo, certo. Ma ecco che arriva un fan accanito. Ecco. Un fanatico del festival. Francesco Paolo Antoni. Che bello! Lei è accanito? Lei è un fan accanito, è un fanatico del festival. È un fan accanito nel senso entusiasta. Fanatico? Ah, sì. Sono fanatico! Ciao! Sì. Sono contento di stare qui con emozione, sono emozionato perché mo incontro tutti i personaggi famosi. Tutti, faresti di tutto pur di ottenere un qualsiasi autografo e qualsiasi selfie. Mi fai un autografo! Fai un autografo per piacere! Allora vada dietro, accanito, vada dietro, accanito! Accanito! Ma questo è il capo della sicurezza. Io sono il capo della sicurezza! Un saluto a mia figlia Luisa! Ciao Luisa, ciao! È tutto sotto controllo, sì. Di soppiatto ti metti in una posizione di vantaggio. Di soppiatto. Speriamo che... Sì. Sì, di soppiatto. Piano. Di soppiatto. Sì. Ti metti in una posizione di vantaggio. Sì. Per sfuggire al capo della sicurezza. Dove mi metto? È lì. Cerchi qua. Di mimetizzarti tra la folla. Bene. Permesso. Si mimetizzi. Permesso, abbiate pazienza, permesso, scusate. Non so più l'agilità di un tempo. Non ho più quella. Non ho più quei movimenti elastici di un tempo. Permesso, scusate. Lo spazio quello è, scusate. Si mimetizzi tra la folla. Era lui che mi ha detto che devi mettermi. Si mimetizzi. Togli il telefono, fammi passare. Ecco, fatemi passare, scusate. Scusate. Alla fine. Sì, aspetta. Per mimetizzarti, ho trovato. Fingi una pianta ornamentale.
Ma ecco che arriva la giornalista. Oh! Che succede? Scemo. Ma sono sagome, sono finte. Sono sagome. Siamo bene. Che cosa? Sono sagome particolari. Particolari. All'americano. E guarda! Ma ecco. Sì. Che arriva la giornalista Emma Stoccolma. Ah. Buonasera. Buonasera. Sta entrando, sta entrando. Fa l'autografo. Sì, sta entrando. Io la porta, giornalista, sì. Grazie. La folla urla. La foto. Grazie. Emma sfila in passerella per i fotografi. Uno. Bene. Che è successo? Piano. Piano. Dove va? Fa ancora? Sì. Fa l'autografo. Allora, quella di prima è quella di prima. Allora, Emma sfila per i fotografi. Ci ho fatto le foto. Questa è la sfilata? Sì. Molto bene. Ne ho fatte tante. Complimenti, complimenti. Ho capito che sono davanti, ma lo spazio questo è! Devo me. Ma con chi litiga lei? E che ne ci metti? C'è davanti, c'è davanti, c'è davanti. Emma dovrà fare tutto lei, operatrice ed intervistatrice. Sono pronta. Sta per iniziare il festival, si sente il famoso jingle. Che sta facendo lei? Lasciami! Che? Sicurezza! Sì. C'è un problema, c'è un problema! C'è un problema! Sicurezza, c'è un problema! Sicurezza! Che problema c'è? Fai un autografo! Gliel'ho fatto prima! Abbiamo fatto anche la foto! Che problema c'è? Che problema c'è? Ci siamo entrati addosso! Chi? Ci siamo in questo! Smettetela! Smettetela! Hai sentito? Ma lui lo fa proprio all'americano! All'americano! Torni a posto! Sì, un attimo! Sta per entrare il notissimo sì. cantante Biagio Izzo, la folla in delirio! Sta entrando la star, ragazzi! Sta entrando il grande! Li ho finiti, mi dispiace. No, ce la faccio io, Non ne ho più, grazie. No, fotografia. Ciao, grande. Fotografia. Grande, buonasera. E questi qua. Tantissimo. Biagio sfila sulla passerella e si fa fotografare dai fotografi. Gli artisti che non si fermano a fare gli autografi. No, guarda. C'è un autografo a mio padre. L'hai colpito dell'orgoglio. Come ti chiami? Come ti chiami? Luisa. No, a Luisa. Ah, non sai, tu mi chiami Luisa. A Luisa. Luisa come scrivo? Una U? No, col due L. No, Luisa. Francesco. Al, con la vostra. No, tutto attaccato. Vabbè, è stato un piacere, grazie. Grazie. Allora. Grazie, ti voglio bene. Allora, vai a fare l'intervista con Emma. Ciao. Sappiamo tutti dell'emozione che si prova a salire sul palco della Ho tanta emozione, veramente, questo va. Noi vogliamo sapere che emozione si prova a vedere i bagni dell'Ariston. Non mi aspettavo che facessi questa domanda. Lo so. È una grande emozione, Adda. Ma durante l'intervista appare il presenzialista Sergio Friscia, che ha l'ossessione di apparire nelle inquadrature di ogni evento per fare lo scemo o farsi notare. Sergio Friscia? Sì. Intervistatrice, cacciata quella là dietro perché... Scusa, scusa, fai fare l'autografo. No, questo non c'è, secca niente con... No dieta. Guardate che lei no dieta. No dieta. No, lui non c'è secca tutti niente. Tutti vogliono cacciare il presenzialista. Se ne deve andare, per piacere. Mi rovina l'immagine, che sto proteggendo la mia immagine, vale milioni e milioni di euro e lei qua dietro si mette a fare lo scemo con la mano. Dai, Vada. A questo punto Izzo finisce le interviste ed entra nel teatro. Vincerò! Sorrido. Dove siamo? Bocca al lupo! Mamma mia!
morto. Ce ne abbiamo un altro, che questo mi sa che si è rotto. Ho staccato, sto a staccare. Sì, ho fatto il turno mio, sto a via. Dai. Scusa, fa l'autografo. Basta! Dai, che mattare, figlia! Non ce l'avevo con lei, ce l'avevo con quello dietro. Hai capito? Per favore, non se la prenda. Un po' di silenzio, devo fare la canzone, per piacere, non mi dissaete, ha ragione. Ma adesso arriva un personaggio veramente mitico, guardate. Buonasera. Ragazzi, occhi aperti, Stop, fermi, immobili. Se volete sapere come va a finire, rimanete qui su Rai 2. Stasera tutto è possibile! Stasera tutto è possibile, siamo al momento della stanza inclinata e li avevamo lasciati così. La mitica Maria De Filippi, Maria incappa nel fan accanito Paolo Antonio. Stefano, lo sai che potresti non far più televisione, no? Dopo questa... Sì. Buonasera, salve. Sì, salve. Buonasera Maria. Scusa, fa l'autografo! Non posso. Ti porti i saluti di tutto il paese mio. Ti ringrazio. E di tutta la mia famiglia. Non posso. Sei troppo bella. Grazie mille. Mi hanno detto tanto bacio. Grazie. Tanto bacio a tutti. Non posso perché. Scusa, posso avere una foto? Non si può. Ce l'hanno una foto? Non posso perché Maurizio si arrabbia. Ci ha detto a Luisa. Scusa, non posso. E poi va a fare l'intervista con Emma. Nel frattempo. Adesso, fresca. Il presenzialista continua ad invadere il campo. Da viva ancora più bella. C'è un cecchino, per favore. Sì. Senta, può intervenire. Lei che è il capo, lei che è il capo via, della sicurezza. Intervenga. Allora, prima di tutto lei non può entrare col sipario già addosso. Uno. Uno. E poi non deve disturbare. Non deve disturbare. Via. Dove va? Piano. Dove va? Maria. Sì, è tutto sotto controllo. Sì, tutto sotto. Il disturbatore va via minacciando di essere però parente di una persona influente. Comunque ora le faccio vedere io, perché lei non sa io di chi sono il nipote, va bene? E di chi è? Di chi è il nipote? Ora io lo faccio vedere. Me lo faccia vedere. Zia! Iva Zanicchi! Sono io! È le cose che fate! Mi scusi. Un povero ragazzo! Non sapevo, mi scusi, avete trattato malissimo! Ha ragione, Maria. Poi di lei mi meraviglio tantissimo, scusa. Sì, cosa fa? Tutta ruzzolata lì col culo per terra. Sono troppo arrabbiata anche con lei. Perché non ha chiesto l'autografo a mio nipote? Che lui ha anche una voce bellissima e parteciperà al prossimo Festival di Sanremo in gara e canterà O Sole Mio. Ti è. E vincerà anche, va bene? Quindi finalmente tutti a posto e il festival può iniziare.